sistema solare, ha sognato di esplorare altri mondi. Un gruppo di osservatori in cima al Mauna Kea, una montagna nel mezzo del Pacifico. Quasi una finestra sull'universo. Le cime si ergono con fierezza oltre le perenni formazioni nuvolose delle Hawaii. Da qui forse è possibile credere di poter vedere all'infinito. Queste immagini sono state riprese dalla sonda della NASA Mariner 10. Un esame ravvicinato rivela che la superficie di Mercurio è simile a quella della Luna. A dispetto del sogno romantico e dell'immaginazione fantascientifica, sembra che nel sistema solare la vita esista solo sulla Terra.
Coloro che hanno visto il nostro pianeta dallo spazio lo paragonano ad un'oasi nel deserto. Di un colore blu intenso galleggia contro lo sfondo di un mare di tenebre. Oceani azzurri, verdi pianure e nubi bianche. La Terra è portatrice di vita. Ma come si è formata e come si è sviluppata la Terra? Durante gli ultimi 30 anni, la nostra conoscenza dell'universo è aumentata considerevolmente. Con questa serie di trasmissioni presentiamo un ritratto del nostro pianeta disegnato dalle migliori autorità scientifiche dei nostri giorni, utilizzando le più moderne tecniche di elaborazione dell'immagine. La formazione della Terra è il mistero più grande. Gli avvenimenti cosmici che l'uomo ha intuito per lungo tempo stanno per essere chiariti. La nostra serie inizia con la ricerca di alcune prove basilari. La ricerca in realtà iniziò nel 1609, anno in cui Galileo Galilei, per la prima volta, rivolse il suo rudimentale telescopio verso la Luna e scoprì quelle forme che noi oggi sappiamo essere i crateri. Alla scoperta seguì l'inevitabile domanda: come si sono formati? Si tratta di crateri vulcanici oppure di cicatrici prodotte dalla caduta delle meteorite? La formazione del nostro pianeta è una vicenda che iniziò circa 4 miliardi e 600 milioni di anni fa, quando l'universo aveva circa 10 miliardi di anni. Non possiamo essere estremamente precisi su ciò che accadde circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, ma ne abbiamo una discreta conoscenza. Le polveri e i gas sparsi in tutto l'universo si mescolarono, formando una spirale di gas a temperatura molto elevata. Al centro della spirale il gas cominciò a condensare, iniziò a bruciare e si formò il Sole. Conseguentemente i gas cominciarono a raffreddarsi e così come il vapore produce gocce d'acqua, questi gas cominciarono a condensarsi. Il risultato è ciò che chiamiamo planetesimo. Erano una enorme quantità stimata intorno a più di 100.000 miliardi, ognuno simile ad una immensa palla di carbone del diametro di circa 10 chilometri. Forse non è difficile immaginare che cominciassero ad entrare in collisione l'uno con l'altro. Talvolta i planetesimi si frammentavano, talvolta si attaccavano, formando un corpo più grande.
tali collisioni si protrassero per molti anni. Intervenne un cambiamento nel modo in cui avvenivano le collisioni. Gradualmente un corpo molto più grande degli altri compariva tra i planetesimi più piccoli. L'aumento della sua massa produceva un aumento della forza di attrazione, attirando così sempre più planetesimi. La collisione con altri corpi ne accelerava la crescita. Questo processo continuò aumentando le dimensioni del nuovo planetesimo ad un ritmo sempre più veloce, fino a formare la Terra primordiale. Questo è lo stesso processo con cui si sono accresciuti Mercurio, Venere e Marte. Dopo la sua formazione, la Terra portava ancora i segni di tutte quelle collisioni. Il processo comunque continuò sempre con maggiore intensità. Nel primo periodo, la superficie del nostro pianeta era ricoperta di crateri. Si può avere un'idea di come poteva essere dando un'occhiata alla Luna, poiché i crateri di questa sono rimasti uguali dalla loro formazione. Dopo 4 miliardi e 600 milioni di anni, è rimasto molto poco di come appariva allora la Terra. Ma osservando attentamente si possono scoprire delle tracce di quegli avvenimenti. Le osservazioni dei satelliti artificiali confermano l'esistenza di più di 100 crateri sulla superficie della Terra, un gran numero dei quali in Canada. Qui, nel selvaggio nord del Quebec, ci sono 15 crateri di varie dimensioni. Questo è un posto deserto, inabitato, ad eccezione delle mandrie di caribù, inaccessibile per la maggior parte dell'anno. I crateri di questa zona potrebbero darci prove preziose per risolvere qualcuno dei misteri della Terra. ...60 gradi a nord, oltre il confine del bosco, la tundra. E tra i molti laghi ne scopriamo alcuni straordinariamente rotondi. Questo è il nuovo cratere del Quebec, uno dei laghi dai contorni più netti sulla Terra. Misura circa 3 chilometri di diametro ed è quasi un cerchio perfetto. Si trova al centro di una vasta pianura delimitato da pareti a strapiombo. Il lago è molto profondo, circa 250 metri. È molto più profondo degli altri laghi della zona, la qualcosa spiega il suo colore straordinario. Quando un lago si forma in seguito alla collisione di una meteorite con la Terra, di solito la zona circostante continua a conservarne qualche frammento.
ma questo cratere è vecchio ed è passato attraverso molte ere glaciali, cosicché non vi è più traccia della meteorite. Possiamo solo cercare di immaginarci la meteorite che ha prodotto questo cratere e le caratteristiche dell'impatto. Quanta energia fu necessaria per scavare un cratere di queste dimensioni? Conoscendo la quantità di energia, possiamo calcolare la velocità del corpo. Probabilmente era compresa tra i 15 e i 25 km al secondo. E supponendo che si trattasse di una meteorite di roccia, con una densità compresa tra circa 3,5 e 7 grammi per centimetro cubo, otteniamo un diametro che va dai 100 ai 300 metri. Una enorme meteorite dalle dimensioni di uno stadio sportivo si infrange sulla Terra a circa 50 volte la velocità del suono. Come doveva essere colossale un impatto di questa portata? Fin dall'esplorazione della Luna, compiuta dall'Apollo 11, la NASA ha continuato i suoi esperimenti sui crateri e sulla loro formazione. Quando una meteorite colpisce la Terra, arriva ad una velocità molto più alta di qualunque altra cosa che si muova in superficie. Per simulare la collisione abbiamo bisogno di un'attrezzatura molto sofisticata. Questa macchina può sparare un proiettile a 8 km al secondo, cioè quasi 30.000 km all'ora. Sparando un proiettile di alluminio in una quantità di sabbia, possiamo ottenere un cratere. Oh, look at that. Oh, super. Le dimensioni ovviamente sono diverse, ma la forma senza dubbio è quella di un cratere. Questo tipo di esperimenti servono a comprendere il processo di formazione dei crateri. L'impatto avviene nel vuoto ed è registrato con una cinepresa ad alta velocità. In un'atmosfera come quella della Terra sarebbe apparso molto diverso. Diamogli un'altra occhiata più da vicino. La meteorite, avanzando prima ad altissima velocità, acquista energia diventando incandescente e più luminosa del Sole. Al momento dell'impatto l'energia viene ceduta sotto forma di calore che fa evaporare la meteorite e le rocce circostanti, producendo una violenta esplosione. L'onda d'urto è così potente da scagliare in aria le rocce a velocità supersoniche. Dal centro dell'esplosione si alza una colonna di rocce fuse simile ad una nube a forma di fungo. L'impatto provoca violente vibrazioni della Terra. Nello spazio di 10 secondi tutto è finito. Questo è il cratere di Wolf Creek in Australia. Mentre i crateri su Mercurio e sulla Luna conservano le tracce dell'impatto che li ha prodotti, sulla Terra invece i crateri sono erosi e alla fine scompaiono. Ma nonostante ciò, talvolta possiamo trovare le prove di una collisione violenta. Qui, ad esempio, c'è il cratere Barringer, in Arizona. Con i suoi 50.000 anni, è uno dei più recenti crateri della Terra.
è ancora possibile vedere deboli tracce della collisione che lo ha prodotto. Al momento dell'impatto la superficie si apre quasi come un fiore, mentre gli strati più profondi, ritorcendosi, emergono all'esterno. Questi strati ora sono visibili lungo l'orlo del cratere. Il corpo che cadde sulla Terra aveva un diametro di circa 30 metri e produsse un cratere con un diametro di 12 chilometri, profondo 200 metri. Tuttavia, se potessimo trasferire il cratere dell'Arizona sulla Luna, le sue dimensioni risulterebbero insignificanti, facendolo sembrare un granello di sabbia. Anche la Terra però ha i suoi grandi crateri. Quello che noi oggi chiamiamo Lago Clearwater nel Quebec è uno di questi. Clearwater si trova nel mezzo di una desolata distesa costellata di numerosi piccoli laghi. Ha un diametro di 35 chilometri e proprio al centro un anello di piccole isole. Dallo spazio si nota chiaramente la circonferenza formata dalle isolette, del tutto simile ad altre formazioni che abbiamo visto sul pianeta Mercurio. Anche sulla Luna ci sono crateri con bordi multipli come questo, il mare orientale. Ha un diametro di 1000 chilometri e i suoi molti anelli sembrano essere stati prodotti da un impatto molto violento. Anche la Terra ha subito degli impatti tanto violenti da scuotere l'intero pianeta. Nel Quebec, ad esempio, c'è il cratere Manicouagan, che ha un diametro di 65 chilometri. È uno dei più grandi del nostro pianeta. Le foto dal satellite rivelano l'esistenza di un picco al centro del cratere. Presenta una sorprendente somiglianza con il picco centrale che è stato trovato in crateri lunari molto grandi. Quando l'urto è particolarmente violento, il fondo del cratere in effetti subisce un contraccolpo e questo produce un picco centrale. Potrebbe essere ciò che è accaduto in Canada?
Oggi il cratere è pieno di acqua. Attraversato il lago, scopriamo il crinale di un monte, oltre la foresta piatta e l'area del lago. Questo è il picco centrale, è alto 500 metri ed è composto interamente di roccia. Che tipo di impatto può aver prodotto questo tipo di formazione? Se osserviamo la roccia, possiamo vedere che è piuttosto rossiccia. Questo ci dà la prova che è stata in parte fusa. L'intera area deve essere stata scossa violentemente al momento dell'impatto, tanto da aver prodotto quasi istantaneamente un picco come questo, il che dimostra l'entità dell'energia che interviene nel fenomeno. Ai piedi del picco centrale, la riva ci fornisce alcuni dati circa le dimensioni dell'impatto. Il dottor Roy ci ha spiegato che la roccia in questa zona è simile alla lava di un vulcano. Ma com'è possibile se non esiste traccia di vulcano in questa zona? Questa roccia è molto simile alla lava. In effetti, è stata la roccia fusa dall'impatto che ha formato uno stagno nel cratere, solidificandosi poi come se fosse stata eruttata da un vulcano. Nonostante sia simile alla roccia vulcanica, la sua composizione e la sua posizione nella struttura indica che in origine si è fusa dopo l'impatto. Questo cratere lunare si è formato 280 milioni di anni fa a causa di una forte collisione. Nel suo centro vediamo un picco. Tutt'intorno c'era magma rosso e caldo. Questo fenomeno deve essersi ripetuto innumerevoli volte sulla Terra. E al tempo della formazione del nostro pianeta, questo tipo di collisioni gigantesche doveva essere molto frequente. La Terra primordiale continuava a crescere e contemporaneamente i crateri aumentavano di numero. Mano a mano che il pianeta aumentava, la sua massa esercitava un'attrazione gravitazionale sempre più forte, attirando corpi celesti sempre più grandi e sempre più numerosi. Aumentarono anche le dimensioni degli impatti e la loro capacità di fondere la superficie della Terra come quella che formò il Manicouagan. La superficie del pianeta cominciò a cambiare.
Le collisioni più cospicue provocarono la fusione della crosta terrestre. Il magma rosso e infuocato fuoriuscì coprendo l'intero pianeta. Il punto di fusione del magma era di 1300 gradi, cioè la temperatura alla quale fonde la superficie terrestre. E ci volle molto prima che le rocce riuscissero a raffreddarsi. Così la nostra Terra, nata come pianeta freddo, divenne una palla incandescente, trasformata in un oceano di magma dalle successive collisioni con altri corpi celesti. L'oceano di magma era profondo 1500 chilometri e la temperatura in superficie era intorno ai 1300 gradi. Intanto, altri planetesimi continuavano ad entrare in collisione con questo pianeta incandescente. In essi erano contenuti i vari elementi di cui è composta attualmente la Terra. Appena i planetesimi entravano in collisione con la Terra, gli elementi venivano fusi all'istante. Com'è diversa la Terra oggi? 4 miliardi e 600 milioni di anni dopo, il nostro pianeta è calmo. La nostra atmosfera e gli oceani sono unici. Come sono emersi gli oceani da quella palla incandescente che era la Terra primordiale? L'analisi delle meteoriti ci ha permesso di capire qualcosa sulla loro formazione. Alcune di esse contengono i materiali grezzi di formazione del nostro pianeta e si presentano esattamente nel loro stato originario. C'è un detto messicano che, tradotto, più o meno suona così. La terra messicana attira le meteoriti. Il Museo di Città del Messico contiene la spiegazione. Qui si trovano alcune delle più grandi meteoriti del mondo. Questa, ad esempio, pesa 14 tonnellate. È quasi tutta ferro puro. Ma come si è formata? Gli scienziati pensano che sia un frammento di un corpo celeste in crescita. Una volta raggiunta una certa dimensione, le sostanze più pesanti che lo componevano si concentrarono in un nucleo centrale di ferro. Una successiva esplosione distrusse il nucleo
e alcuni frammenti caddero sulla terra. Di maggiore interesse, tuttavia, sono le meteoriti che non hanno subito un accrescimento dalle epoche originarie. Vagano attualmente nell'universo come miliardi di anni fa, al tempo della formazione della Terra. Un esame di queste meteoriti certamente ci darà un gran numero di notizie riguardo i materiali grezzi che hanno formato il nostro pianeta. Talvolta queste meteoriti cadono sulla Terra, come nel febbraio del 1969, in un piccolo villaggio del Messico. La meteorite di Allende, chiamata così dal luogo dove è caduta, portò all'attenzione del mondo scientifico questo sperduto villaggio. Accadde nel periodo immediatamente prima del lancio dell'Apollo 11, quando l'attenzione di tutti era rivolta verso lo spazio. Ma per la popolazione del villaggio, l'arrivo della meteorite fu un evento molto più importante. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Mucho trabajo, como siempre. Sí, como siempre, mire, aquí estamos. Alcuni abitanti conservano ancora i frammenti che raccolsero allora. Questo pezzo di meteorite forse non avrà un aspetto interessante, ma agli scienziati offre delle informazioni che risalgono a oltre 4 miliardi e 600 milioni di anni fa, al tempo in cui si creò il sistema solare. Queste informazioni potrebbero svelarci molti dei misteri che circondano l'accrescimento della Terra. Come avvenne? Quali materiali erano presenti? Le risposte a queste ed altre domande potrebbero trovarsi nei frammenti della meteorite che sfrecciò nel cielo notturno e cadde su Allende. Improvvisamente sembrò di essere in pieno giorno. Le lamiere e i tetti delle case vibravano. Le finestre metalliche vibravano. Quando la luce si spense, sentimmo un gran rumore. Erano le pietre che cadevano. Le ventanas metalliche, tutto questo vibravano. Poi capimmo che erano pietre. Non sapevamo cosa fosse quel rumore così forte. Erano le pietre che cadevano. Con ese tracateo che erano le pietre, después lo vimos che erano le pietre. Non sapevamo che era ese tracateo tan fuerte. Fueron le pietre le che cayeron. Però desgraciadamente io stavo enfermo e non era possibile. Io ero a letto malato e non potevo andare fuori. Ma sentii quello che succedeva e improvvisamente ci fu una luce più forte di un riflettore. Si accese e si spense. Mi alzai per vedere cos'era. Di colpo sentii un rumore più forte, sempre più forte. Era tutto illuminato a giorno e poi si oscurò completamente nel momento in cui accadeva quello strano fenomeno. Stava la luna come la luce del dia. Y tapó completamente, se oscureció por el momento que pasó ese siniestro. Quello strano fenomeno era l'arrivo di un messaggero interstellare,
un testimone della formazione del nostro pianeta. La meteorite conserva la sua composizione originaria, i gas roventi del sistema solare primordiale raffreddati e solidificati. Questo è il Field Museum di Chicago, famoso non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo per la sua collezione di meteoriti. Tra queste c'è la meteorite Murchison, che cadde in Australia nel 1969. Il fatto che contenesse anche una gran quantità d'acqua destò notevole interesse ed entusiasmo. L'acqua esisteva quindi nel sistema solare più di 4 miliardi e mezzo di anni fa, e quindi logico supporre che questa abbia dato origine agli oceani sulla Terra. In questo caso un esame dell'acqua contenuta nella meteorite potrebbe dare risultati interessanti. Ma com'è arrivata l'acqua all'interno della meteorite? Gli scienziati hanno concluso che il vapore acqueo rimase intrappolato nelle sostanze solide quando il sistema solare si raffreddò. In un laboratorio di analisi dell'Università di Tokyo si procede ad un esperimento su frammenti della meteorite Murchison. L'universo in cui vagava la meteorite prima di cadere sulla Terra era relativamente freddo. Riscaldandola ad 800 gradi si dovrebbe riuscire a liberare un po' dell'acqua che contiene. Per facilitare il processo si sbriciola il campione in piccoli pezzi. Ora lo riscaldiamo. Dopo circa un minuto, il vetro del contenitore si appanna. L'acqua della meteorite comincia a vaporizzare. Le meteoriti precipitavano sulla Terra, l'acqua in esse contenuta vaporizzò, condensò di nuovo e si sparse formando gli oceani.
Durante quei miliardi di anni, i planetesimi continuarono ad essere attratti verso il sempre più grande pianeta Terra, frantumandosi nel grande oceano di magma. Le sostanze in essi contenute cominciarono a separarsi. Gli elementi più pesanti, come il ferro, sprofondarono, mentre i più leggeri rimasero in superficie. Molti dei planetesimi dovevano contenere dell'acqua, e gran parte di quest'acqua è vaporizzata nello stesso istante della caduta sulla Terra. Al contrario del ferro, che sprofondò nelle viscere della Terra, l'acqua, sotto forma di vapore, salì verso l'alto. Insieme ad altri gas, inclusa l'anidride carbonica, formò spesse nubi e a causa dell'attrazione gravitazionale questi gas non si dispersero nello spazio. Questo fu l'inizio dell'atmosfera terrestre. È molto improbabile, naturalmente, che simili mutamenti non abbiano interessato anche altri pianeti, particolarmente Venere, la sorella della Terra. Ma mentre la Terra può vantare la presenza degli oceani, Venere è un pianeta completamente secco. Perché questa profonda differenza? Le nuvole che circondavano entrambi i pianeti erano soggette alle radiazioni solari che provocarono la loro dissoluzione. Su Venere la decomposizione fu rapida, la quantità di vapore diminuì molto in fretta, finché il pianeta fu lasciato completamente senza acqua. La stessa situazione cominciò a verificarsi sulla Terra quando le nubi cedettero alle implacabili radiazioni solari. Se non fosse stato per uno strano caso del destino, la Terra sarebbe rimasta inabitabile. Fortunatamente, appena il numero dei planetesimi diminuì, l'oceano di magma cominciò a raffreddarsi. La temperatura della Terra iniziò a scendere. Con il raffreddamento della superficie, anche la temperatura sopra la crosta terrestre scese. Le spesse nubi a circa 500 chilometri cominciarono ad abbassarsi. La svolta decisiva avvenne quando la temperatura della superficie terrestre scese a circa 300 gradi. Pioggia. Le nubi cedettero. Torrenti di pioggia caddero sulla superficie del pianeta ancora bollente. La pioggia fece diminuire ancora di più la temperatura e questo produsse ancora più pioggia.
Questo ciclo continuò per molto tempo, finché la superficie del pianeta non fu completamente allagata. La Terra fu ricoperta di oceani. Paragonata al lungo processo dell'evoluzione che iniziò subito dopo, potremmo dire che la formazione dei mari avvenne istantaneamente. Finalmente le nubi si aprirono e il primo raggio di sole brillò sugli oceani appena formati. Gli oceani. Senza di essi, senza l'incredibile combinazione di circostanze che li aveva prodotti, la Terra non avrebbe mai ospitato la vita. Oggi non resta molto sulla Terra a ricordarci la sua violenta e improvvisa formazione avvenuta più di 4 miliardi e mezzo di anni fa. Poche cose ci aiutano a capire. Fra queste la più antica formazione rocciosa conosciuta che si trova qui, a Isua, nel sud-ovest della Groenlandia. La sua età è calcolata intorno ai 3 miliardi e 800 milioni di anni. In altre parole, si è raffreddata e indurita circa 800 milioni di anni dopo la nascita della Terra. Questa formazione è accessibile solo durante la breve estate artica. Il ghiaccio che ricopre la Groenlandia è spesso alcune migliaia di metri e la più antica roccia della Terra si può vedere solo in estate. Questo è un esempio di un grande corrugamento. Come si può vedere, gli strati dei segmenti che in origine erano una linea piatta sono stati ritorti e fortemente incurvati fino a tracciare l'intricata piegatura attuale. La struttura ci suggerisce che la roccia è riuscita a rimanere intera nonostante la distorsione causata dal lungo periodo di esposizione al calore terrestre, il che significa che la più antica roccia della Terra, probabilmente, si è formata sotto il mare. Qui vicino c'è un altro vivo ricordo dell'età primordiale.